e benvenuti in questo nuovissimo filmato. È da un po' che non tratto tematiche inerenti tè, tisane e infusi, che sapete è un settore che non è che amo, ma stra-adoro, e chi mi segue da sempre sul canale lo sa molto bene. L'ho parecchio accantonato, non ho più girato video in merito, un po' perché mi sono fermata nell'acquistare le novità, che alla fin fine queste novità sono ben poche. Mi sarò persa qualcosa io? Non lo so. Resta il fatto che alla fin fine io compro e ricompro le solite cose man mano che mi finiscono. Di novità all'orizzonte ne vedo ben poche, quindi poi ho dato spazio anche ad altre tipologie di video, mille cose, vabbè. Fatto sta, eccomi qui dopo non so quanti video a rifare un filmato inerente a questo mondo che è strepitoso e che personalmente io, bara qui in casa da me, adoriamo. Mattina, pranzo, cena, qualsiasi cosa, c'è sempre bisogno di un infuso, di un tè, ci sta sempre bene. Poi lo sapete, io sono una tè lover, faccio colazione con il tè, il pomeriggio prendo il tè, prendo le tisane post cena, lo sapete molto bene. Diciamo che in questa casa tè, tisane e infusi non mancano mai, ce ne sono in abbondanza, c'è una bella vastità di scelta, fanno bene, perché non prenderle e così via. Poi ognuno ha i suoi gusti. Qua davanti a me ho messo tutti i tè, tisane e infusi, quindi vedrete un bel mix, bello consistente, di tutto ciò che sto assumendo in questo periodo, diciamo i miei preferiti e quelli che vi consiglio anche a voi. Parto random, ma non ho un ordine ben preciso e quindi partiamo così. Allora, il primo che vi mostro è questo qua della Pompadour. Sapete, la Pompadour è il brand del mio cuore da sempre e anche quest'altra cosa, chi mi segue lo sa molto bene, insieme a tanti altri brand che acquisto, non è che mi fermo solamente a Pompadour, compro tantissimo, spazio veramente a 360, però la Pompadour da sempre ha un piccolo cuoricino nel mio cuoricino. Questa tisana qui, o meglio questo infuso erbe del sonno melatonina, si compone di melatonina che sappiamo è un elemento che aiuta a far riposare bene. Non è il mio caso perché io dormo come un ghiro. Diciamo questa l'acquisto non tanto per le proprietà che mi dona quanto per il gusto. Infatti troviamo fragranze come vaniglia e caramello e voi non potete capire se non l'avete mai provata e se avete anche problemi nel sonno, unite l'utile col dilettevole. Nel mio caso solamente la prendo per il gusto perché dormo, ripeto, come un ghiro, come un sasso, non ho problemi di insonnia. E queste cose qui, quando mi poggio, dormo subito. Sarà una fortuna probabilmente. Quindi l'acquisto per il gusto che ha ed è veramente strepitosa. Quindi, se avete questa tra virgolette problematica, in più vi piacciono questi sapori, veramente vi giuro l'infuso post cena che farà al caso vostro. È buonissima. Io l'ho ricomprata quando è uscita mille volte e mille volte è una conferma post cena, è proprio strepitosa. Poi continuiamo con quest'altro marchio, giusto per dirvi, aspettate, lo metto dal verso giusto magari, giusto per dirvi che non mi fermo alla Pompadour, IGT, che è un brand vegan, bio e naturale, ed ha anche lui una serie di infusi, tè e tisane in generale strepitose, che compro e ricompro in assoluto su tutte, e questa qui, Happy Natural, è buonissima, veramente spettacolare, e questa ha all'interno il mango, la tangerina e la vaniglia, è veramente un sapore super super sfizioso e spettacolare a dir poco, ma in realtà sono di parte perché tutte quelle che vi mostro sono buonissime, altrimenti non le ricomprerei, quindi sono parecchio di parte. Poi, quando capita che vado da Tiger, anche Tiger, devo dire, ha un bel settore per quanto riguarda sempre tè, tisane e infusi. Il preferito in assoluto che compro ogni volta che ricapito perché ne faccio scorta è questo tè nero, che ha un gusto di Haribo, liquirizia, è veramente buonissimo. Infatti, vedete, tè nero con radice di liquirizia, finocchio, eccetera, eccetera. E vi giuro, è buonissimo. Questo qui ha i pezzettini, quindi non è un infuso già pronto, ma bisogna mettere il filtro in infusione con i pezzettini. E vi dico la verità, queste qui in pezzettini di tè tisane infusi, secondo me, sono i migliori in assoluto. Danno proprio quel sapore pieno di effetti, come si dice, tipo il finocchio, senti che è proprio il finocchio con quel sapore autentico rispetto a un filtro già fatto. Ma in mancanza d'altro, se non avete quella pallettina che si mette all'interno dell'acqua calda, pazienza, comprate gli infusi, quelli già con le bustine fatte, ma a me piace alternare anche con le tisane, gli infusi in generale,
con i pezzettini, perché secondo me il sapore che ti dà non ti darà mai lo stesso quello lì del filtro già composto. E questo vi giuro, quando vado da Tiger e lo trovo, è sempre una conferma, lo compro e lo ricompro ed è strepitoso. Sempre comunque per la serie azzurra va in posti, e anche se sono posti inerenti all'arredamento per la casa e non c'entra niente con tè tisane infusi alimentare, io esco sempre appunto con questi elementi. E qui Ikea, come ben sapete, perlomeno il nostro qui a due passi da casa, quello che sta al mitico Centralnagnino, sempre chi mi segue nei vlog lo sa, io vado sempre a quello Ikea perché ha anche il market, ha una bella selezione anche lui, sono molto buone, e quindi io esco quasi sempre con tè tisane infusi anche in un negozio d'arredamento per la casa, svago. Ovunque esco io ritorno con queste cosine. Che sia un negozio di elettricità e c'ha un reparto inerente a questi elementi, ecco, io uscirò con questi elementi. Ok, allora, anche Ikea, ripeto, ha un repartino fantastico e anche queste qui sono a pezzettini. Non so come farvele vedere, ve ne faccio vedere giusto una, vedete? Anche questa è a pezzetti. Allora, lei è menta peperita e cacao ed è buonissima. Perdonate che vedete stropicciate le confezioni, ma le utilizziamo durante il quotidiano, quindi ho, diciamo, delle mollettine che me le tengono così chiuse. Ho levato le mollettine e quindi se vedete il package stropicciato è per questo motivo. Quindi questa è un qualcosa di menta in maniera impressionante. Quest'altra invece lemongrass e frutti vari rossi, anche questa è buonissima a dir poco. Abbiamo quest'altro che è un tè, gli altri due che vi ho fatto vedere sono degli infusi. Questo è un tè sempre nero, composto da un sacco di elementi orientali, tra cui il sambuco, la cannella, la curcuma, quindi ha questo odore super speziato e super oriental style. L'avete mai provati? Provateli tutti e tre e non ve ne pentirete. Più avanti mi capiterà di fare un acquisto o su pompadour.it o in generale vi registrerò proprio un bel video shopping di nuovi amichetti da inserire in questa immensa e super collezione, tra virgolette, inerenti a queste cosine. Ma vi dico la verità e ripeto, al momento non ho più acquistato niente di nuovo particolare perché alla fin fine ovunque vado le cose sono sempre quelle. Conad, anche Conad, ovviamente essendo un supermercato, ha un bellissimo reparto. Sono andata in fissa con questa qui, tanto per la questione ventre piatto, perché con me è impossibile averlo il ventre piatto, dato che mangio come un maialino, quindi sarebbe inutile confidare in questo e poi dopo mangiarmi 2 kg di carbonara o quello che sia, ma mi piace il gusto che mi dà, che è buonissimo, finocchio, menta e anice, è strepitoso. Poi se per assurdo dovesse fare anche la funzione che dice, è una cosa in più, ma ci credo ben poco con l'alimentazione che tutto sommato ho sana, però sapete, sono una bella forchetta, ci vado sotto certe volte, quindi devo dire che non è che mi aiuta tanto stare sana per quanto riguarda le azioni che dovrebbe dare. Per cui mi rassegno e la bevo solamente per il fatto che mi piacciono questi tre gusti che mi dona. Continuiamo poi con Lister House, che è un brand che si trova da Eurospin. Sapete, noi facciamo spesa lì e anche Eurospin, man mano che vado, porta sempre cose nuove. La mia, diciamo, fissa del periodo è questa tisana digestiva. Tornando sempre al discorso, non la uso per una questione di digerire, ma perché mi piace tanto il gusto che mi dà. Anche qui ritroviamo l'anice, il finocchio, poi non mi ricordo, aspettate che leggo, liquirizia, poi menta peperita, camomilla e così via. È un mix di elementi che straadoro e non la uso appunto per digerire, ma proprio per il sapore che mi dona. Giuro che siamo quasi al termine. Era tanto che non giravo tipologie del genere e devo dire che sicuramente ho rimesso a paro. E poi, sempre per continuare in bellezza, questa mega confezione che non so se vi ricordate, me l'ha composta il mio fidanzato lo scorso Natale. Non questo, ma lo scorso. Ma ha preso lui la confezione, ha messo la pagliuzza, ha tutto confezionato lui ed è un qualcosa di bellissimo. Questa confezione a forma di cuoricino. E sicuramente nei video di Natale dell'anno scorso, cioè nel video dei regali di Natale, volevo dire, dell'anno scorso, chi mi segue se la ricorderà. E mi ha regalato questa selezione di tisane, infusi e così via, scelta da lui. La confezione non esiste, quindi se volete comprare questa confezione così non esiste perché è stato appunto lui a crearla con la pagliuzza. Aspettate che vi fa riflesso con la pagliuzza, questa scatola a forma di cuoricino, ha fatto veramente un confezionamento stupendo. E vi faccio vedere
quelle con cui sono in fissa, praticamente tutte e cinque, e non mi ricordo dove mi ha detto che l'ha presa, mi pare in un negozio bio. Comunque è un brand che si sente abbastanza e anche qui ritroviamo sane infusi a pezzettini. Però anche qui super di parte, ma guardate che confezionamento il mio fidanzato, cioè bellissimo, con la pagliuzza, veramente questo non è che amore ma di più, eh. Allora, cominciamo per ordine. Questa qui infuso melograno, il brand è Apicoltura Colli Veneti Gardin. Non so dove potete acquistarli, mi sa nei negozi bio. Comunque, questa al melograno vedete a pezzettini ed è strepitosa, veramente buonissima. In realtà tutte e cinque quelle che mi ha regalato sono spettacolari. Poi, tisana intestino, sempre per digerire, per l'intestino un po' irregolare, anche questa è buonissima. Poi, continuiamo con quest'altra, che è quella lì della Buonanotte, quindi ha tutte proprietà per andare a riposare al meglio, camomilla, le solite. Poi continuiamo, aspettate che devo stare attenta perché i barattolini sono in vetro. Poi quest'altra, respiro. Questa praticamente si compone di tutti quegli elementi che quando siamo tappati di naso o abbiamo tanta tosse, catarro, ci aiuta a respirare un po' meglio perché si compone di vari elementi come l'eucalipto, tutti questi componenti. Per cui durante l'inverno è veramente un toccasana. Buonissima anche lei, sono tutte buonissime. E poi quest'altra ai frutti di bosco, sono tutti infusi ragazzi, non sono tè, mi sono sbagliata. Tutti infusi, questa qui ai frutti di bosco, super invernale, autunnale ed è strepitosa. Ok, io penso di avervi fatto vedere tantissime cose, proprio tante. Non è che ho rimesso a paro dall'ultimo video inerente ciò, ma ancora di più. Vi auguro un buon weekend perché questo è l'ultimo video che state vedendo per questa intera settimana di filmati youtubiani. Quindi buon weekend, un bacione. Un abbraccio fortissimissimissimo, vi voglio tanto bene e ci vediamo lunedì 20:30 con un nuovo video per incominciare un'altra settimana insieme. Ciao!